Buonasera e ben ritrovati in pista con Tournée Soirée. Oggi ne vedrete delle belle: uomini che amano le macchine e robot che amano, forse, gli uomini. In questa puntata l'intelligenza artificiale lascerà spazio poi ai paradisi artificiali. Su alcuni temi l'intelligenza artificiale già oggi è più potente della nostra. Banalmente, le partite a scacchi le vincerà sempre l'intelligenza artificiale in futuro. Ma noi abbiamo delle altre caratteristiche che non sappiamo neanche bene come funzionino, perché noi conosciamo della nostra attività del cervello solo un 15-20%. Quindi tutto quello che è legato all'emozione, tutto quello che è legato alle connessioni inaspettate, sono tutti elementi in cui continueremo a essere noi i maestri. Esseri umani, maestri di cuore, ma anche creatori di intelligenze artificiali, ovvero macchine computer tanto complessi da somigliarci. Già, ma fino a che punto? Io dico sempre che dobbiamo temere molto più la stupidità naturale che non l'intelligenza artificiale. Francesco Morace è un esperto di tempi moderni, anzi modernissimi. Sociologo, da anni si occupa di studiare le relazioni fra l'uomo e le nuove tecnologie, sperando che software e cervelli finiscano per andare d'accordo. Certo. A sua firma, in libreria, è uscito per esempio il saggio Futuro più umano, un altro bel titolo che in questa epoca si occupa di intelligenza artificiale. Il dibattito è lanciato. Ecco la domanda: che cosa ci rende vivi? E già questa è una reazione emotiva in realtà, no? Cioè è parte del problema. C'è un problema? Beh, allora ci sarà una soluzione. In questa relazione di fascinazione tra l'uomo e la macchina, sicuramente, ma già oggi osserviamo la possibilità che ci siano degli umani che si innamorano di una macchina. Questo non solo è possibile, ma è già realtà. Quello che non sarà invece mai possibile è che questo sentimento, amore o passione possa essere corrisposto dalla macchina, proprio perché la passione e l'innamoramento segue delle strade e delle logiche che noi ancora non conosciamo e probabilmente non conosceremo mai fino in fondo. E quindi è un territorio che continuerà ad ampliarsi, ma su cui saremo sempre noi ad avere il pallino del gioco, anche se magari non lo capiremo fino in fondo. Quindi il vero tema è chi controlla l'intelligenza artificiale. È molto importante che non siano pochi, che non sia ancora una volta un'elite che controlla invece la grande maggioranza di chi poi utilizza l'intelligenza artificiale, ed è fondamentale che ci sia trasparenza nelle modalità in cui questo manuale di istruzioni viene definito. Il futuro è in mano all'uomo, l'importante è che non siano pochi uomini che hanno magari cattive intenzioni.